Avete mai notato che le risposte ai misteri di One Piece, di solito, sono proprio davanti ai nostri occhi? Noi lettori, a volte, ci ritroviamo a scervellarci per risolvere questi incredibili enigmi. Ma se ti dicessi che il One Piece è stato prefigurato nella lotta di Skypea, in Ruffy contro Kaido, nel capitolo 1053, e letteralmente in ogni singolo capitolo della storia. Tutto comincia dal primo episodio di One Piece, e nello specifico, il primissimo momento, quando vediamo il logo di One Piece. Quando questo appare sullo schermo, sentiamo il classico effetto sonoro di boom. Lo stesso effetto sonoro lo abbiamo ogni volta che appare un personaggio o viene fatta una rivelazione. In realtà, c'è un'origine segreta di questo effetto sonoro, e rimarrete sbalorditi. Un intervistatore di Shonen Jump ha chiesto ad Oda di spiegare cosa ha ispirato l'effetto sonoro. Oda risponde che ha scelto questo suono, perché lo utilizzerà in una scena particolare, e per qualche motivo, quando lo dice, gli viene da ridere. Poi continua dicendo che l'idea dell'effetto sonoro ha avuto origine dal suono dei tamburi Taiko. Sempre nell'episodio 1, vediamo Ruffy galleggiare attraverso l'oceano in un barile. Quella tipologia di barile viene chiamata barile a tamburo. Il fatto che il tesoro di One Piece potesse essere prefigurato fin dall'inizio dell'episodio 1 è assolutamente incredibile, e onestamente, è qualcosa che Oda farebbe. L'enfasi sui tamburi, in One Piece, è oltre il normale. Oda sta chiaramente cercando di organizzare qualcosa. Ad esempio, abbiamo l'isola Drum, ovvero l'isola del tamburo. Qui è dove viene reclutato un membro della ciurma, conosciamo i pirati di Barbanera, veniamo a conoscenza della volontà della D, e dei frutti del diavolo di tipo Zoan. Insomma, sono tutte informazioni davvero importanti, e sono state rilasciate in quest'isola di nome Drum. In Skypea, abbiamo un dio di nome Eneru, che indossa letteralmente tamburi Taiko. Inoltre, dal modo in cui sono posizionati si può dedurre che c'è un quinto tamburo, situato dove si trova il cuore, proprio come i tamburi della liberazione di Ruffy suonano dal suo stesso cuore. Oda ha giocato con noi, e ci ha lentamente suggerito cosa sia il One Piece, per tutto questo tempo. Quando Ruffy sconfigge Eneru, suona una campana, e sembra quasi come se stesse colpendo un tamburo. Facendo qualche ricerca sui tamburi Taiko, si scopre che quando vengono colpiti duramente, producono suoni che superano i 130 decibel, il che significa che sono rumorosi come un aereo. Oda, per il dio del sole Nika, si è sicuramente ispirato alla dea giapponese del sole, Amaterasu. Infatti, questa dea ha un collegamento diretto con i tamburi Taiko. In giapponese, la parola Taiko significa letteralmente grande tamburo, e il grande suono rimbombante dei tamburi fa parte della cultura e della tradizione giapponese da secoli. Leggenda vuole che l'origine dei Taiko risale al tempo degli dei, e che la dea del sole Amaterasu abbia lei stessa creato i Taiko. Quindi, è mia sincera convinzione che il dio del sole Nika, ovvero Joy Boy, abbia creato il suo tesoro personale, che era un tamburo. Ma c'è dell'altro, c'è una folle leggenda giapponese, che credo abbia fortemente ispirato la storia di One Piece. Ci sono tre personaggi, Amaterasu, Susano e Ame no Uzume. In pratica, Susano era solito devastare le terre, ed ha sconvolto sua sorella maggiore Amaterasu, così tanto, che si è nascosta in una grotta, e ha usato un masso per bloccare l'ingresso. Questo ha fatto sì che la terra cadesse nell'oscurità, a causa dell'assenza del sole, e i demoni cominciarono a vagare liberamente per la terra. Fu così, fino a quando, Ame no Uzume, una piccola dea con il viso segnato dalle risate, venne in soccorso. Ame no Uzume saltò su un enorme barile, e iniziò una danza selvaggia. La musica generata si era così vivace e contagiosa che le altre divinità iniziarono a ballare e cantare, e quando la musica riempì completamente la terra, alla fine, la dea del sole Amaterasu lasciò la sua caverna e riportò la luce sulla terra. Quindi, Ame no Uzume deve essere l'ispirazione per Joy Boy, l'uomo che porta la risata, e la dea del sole Amaterasu deve essere l'ispirazione di Nika, l'uomo che porta l'alba. Susano invece ha praticamente messo fuori uso Amaterasu, costringendola a nascondersi. È possibile che Susano, il dio associato al mare e alle tempeste, abbia ispirato Imsama. Se prendiamo il nome Imu e lo capovolgiamo al contrario, diventa Umi, che in giapponese significa mare o oceano. Questo potrebbe avere un significato metaforico, ovvero che Imsama controlla i mari del mondo,
da un punto di vista politico, o potrebbe essere letterale, ovvero che come Susano, Insama ha il potere di controllare i mari. Per finire, il tesoro che Roger trova, ovvero il One Piece, non è altro che il tamburo della liberazione, un tamburo che solo il dio del sole Nika ha il potere di suonare. E forse, sarà così rumoroso che potrà distruggere la Red Line, ed unire tutti i popoli del mondo. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.